Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani, io sono una coach spirituale e un'insegnante di connessioni angeliche e di guarigione energetica con le nuove frequenze di luce. In questo video vi parlerò dell'amore superiore, ossia dell'amore vero tra coppie di anime gemelle o di fiamma gemella. Prima vorrei introdurre un attimino co cosa si intende per amore vero, per amore superiore. Le coppie sacre si riconoscono per frequenza, quindi molto probabilmente quando incontrerai la tua anima gemella o la tua fiamma gemella sentirai un senso di familiarità, ok? Un senso di conoscenza, di appartenenza alla stessa famiglia d'anima. E per quanto riguarda la fiamma gemella, hai la sensazione che questa persona sia la tua stessa anima, sia la tua stessa frequenza. Quindi, indipendentemente dall'aspetto fisico, dall'aspetto economico, dalla situazione in cui si trova la tua fiamma gemella, se bello, brutto, alto, basso, magro, grasso, fa poca differenza. C'è un riconoscimento spirituale nell'anima, a livello molto superiore per le fiamme gemelle, in quanto quando le fiamme si incontrano, diciamo, c'è un risveglio spirituale molto profondo, c'è come un'attivazione al percorso spirituale. Questa riattivazione può avvenire per entrambe le anime o in particolar modo per quella che è più avanti nel cammino spirituale, quella che è più pronta per attivare un percorso di riconnessione con la propria missione di vita. È molto importante precisare che quando un'anima di fiamma gemella è più avanti rispetto all'altra, la sua guarigione, la sua evoluzione, il suo percorso di riallineamento all'amore aiuta inconsciamente anche l'altra fiamma. Quindi è molto importante per ogni singola fiamma gemella lavorare sul proprio percorso di riallineamento, di ricongiunzione con l'amore e un lavoro fondamentale per le fiamme gemelle è quello di uscire dall'ego. Lo stesso avviene per le anime gemelle, in quanto dal mio punto di vista non vanno messe da parte, non vanno sottovalutate, non sono certo inferiori alle anime di fiamma gemella, in quanto le anime gemelle hanno già esperienziato in tante vite l'amore con la propria anima gemella perfetta per questa vita. Quindi questo senso di familiarità, questo senso di appartenenza vi ricongiunge molto più semplicemente, cioè molto più semplice per una coppia di anime gemelle trovare subito l'affinità, la complicità, la voglia di stare insieme, di creare un rapporto armonico, ok? Mentre nelle coppie di fiamme gemelle ci sono degli aspetti un pochino più turbolenti, in quanto una persona può essere molto avanti nel percorso spirituale rispetto all'altra, mentre l'altra cade molto spesso nell'ego e nelle dipendenze. Quindi il lavoro delle fiamme gemelle è un lavoro di grande introspezione, una grande responsabilità. Le fiamme gemelle sono all'ultima incarnazione, molto probabilmente hanno firmato un contratto d'anima dove praticamente l'obiettivo finale è quello di ricongiungersi al divino, è quello di riconnettersi al proprio sé superiore, è quello di integrare il sé e quindi rappresentare la figura dell'essere umano divino in terra, ossia essere esempio di amore in terra. Le anime gemelle hanno invece il ruolo di vivere l'amore in coppia e di trasmettere questo amore all'esterno, nella sua bellezza, nella sua grandezza, nella sua semplicità, nella sua quotidianità. Le fiamme gemelle affrontano delle sfide molto più forti rispetto alle anime gemelle, ok? Sono delle sfide in quanto sono anime molto più antiche, sono anime che hanno vissuto esperienze in questa terra, ma anche in altri piani di esistenze e devono sciogliere il
per il karma e devono liberarsi dal peso karmico di questa vita e delle altre vite e devono veramente fare un grande lavoro di pulizia, di purificazione per tutta la linea genetico-genealogica. Quindi è veramente un lavoro molto pesante, molto grande, molto importante. Il ruolo delle fiamme gemelle dovrebbe essere quello di ricongiungersi proprio per trasmettere codici di luce, frequenze superiori di amore e per essere esempio, anch'esse d'amore in terra, come insegnanti spirituali, come maestri spirituali, come facilitatori per le anime gemelle e per le altre fiamme gemelle e per servire la luce su questo pianeta. Normalmente le anime di fiamma gemella hanno un ruolo di insegnamento dal punto di vista della missione. Sono leader, sono anime molto potenti anche dal punto di vista psichico e hanno delle capacità straordinarie che però devono purificare, devono equilibrare, in quanto questi doni sono molto potenti, ma devono essere riportati nella frequenza vibratoria dell'amore. Ma non siamo qui per parlare dei poteri spirituali, siamo qui per parlare di amore superiore. L'amore superiore è quello che è dell'anima, è un amore dove non esiste il giudizio dell'altro, dove non si sminuisce l'altro, è un amore dove si cresce insieme, dove ci si allinea insieme in comunione di intenti in nome dell'amore. Quindi le fiamme gemelle hanno la priorità di lavorare su se stessi e laddove entrambe le fiamme sono pronte, possono vivere la cosiddetta riconnessione dell'anima e riconnessione sul piano della materia per poter servire la luce, per poter operare questo servizio divino. Le anime gemelle si ricongiungono nell'anima per portare e mantenere la vibrazione dell'amore sulla terra perché c'è veramente bisogno. Entrambe le figure hanno la stessa funzione di essere esempio di amore in terra, ma il compito delle fiamme è un pochino più come dire pesante perché potrebbero vivere la situazione dove praticamente la fiamma meno evoluta potrebbe rinunciare al servizio, potrebbe non essere pronta per la riconnessione finale, mentre tu, anima infinita, magari sei già alla tua ultima incarnazione e non ti puoi permettere di aspettare altre vite, in quanto sei stata chiamata qui sulla terra per essere espressione della tua anima, per rappresentare l'energia della fiamma. E laddove la tua fiamma gemella non è pronta per la riconnessione, la devi lasciare andare, anche se questo è molto molto difficile. L'Arcangelo Michele mi disse in una canalizzazione che laddove la fiamma non è pronta, le fiamme gemelle avranno la possibilità di incontrare un'anima gemella potente, spiritualmente elevata, che può essere all'altezza della fiamma e potrete vivere l'energia della fiamma, ma nella frequenza dell'amore e non attraverso il fuggire, il riprendersi, il vampirismo energetico tra le fiamme, ne ho già parlato in un video precedente, è devastante. Aspettare l'altra fiamma rallenta il vostro percorso di evoluzione nella frequenza dell'amore e quindi è importante percorrere questo cammino in solitudine all'inizio e laddove sarete pronte, vi verrà assegnata un'anima gemella. Quindi la figura dell'anima gemella è una figura molto importante. Le anime gemelle sono diverse, potenzialmente ce ne sono tante, in quanto le famiglie d'anima sono grandi, ma in particolar modo vi viene assegnata un'anima gemella con la quale avete già avuto delle esperienze sulla Terra, con altri piani e pianeti, altre dimensioni, e dove c'è un'affinità, c'è una complicità, c'è una conoscenza, c'è un rispetto, avete già fatto esperienza dell'amore e quindi potete vivere questo
questa esperienza straordinaria. Lo stesso avviene per le coppie di anime gemelle che hanno scelto per contratto d'anima di incontrarsi in un periodo specifico della propria vita e di camminare insieme in nome dell'amore. La figura delle anime gemelle è fondamentale quanto quella delle fiamme gemelle. Anche esse possono avere delle figure, possono essere delle figure di cioè di insegnanti, di maestri spirituali, di operatori olistici, potreste anche fare dei lavori di tipo tradizionale, potrebbe darsi che un operatore della luce incontra la propria anima gemella che magari fa un altro tipo di lavoro. Ma la cosa straordinaria nelle vere anime gemelle è che anche se quella persona, il tuo partner, fa un altro tipo di lavoro, un altro tipo di servizio, a massimo rispetto nella tua crescita personale e spirituale, a massimo rispetto nella tua voglia di servire la luce, di operare nel servizio, per così dire, olistico, per intenderci, ok? Quindi l'amore superiore è quello dove esiste il rispetto, dove esiste l'aiutarsi a vicenda, dove esiste l'elevazione reciproca, dove ci si motiva a vicenda, dove ci si incoraggia a vicenda, laddove vi sono delle problematiche, delle sfide da affrontare, l'uno è per l'altra e questo vi consente di crescere insieme, questo vi consente di prendervi mano nella mano. Le sfide possono essere diverse, potreste abitare in città diverse, potreste avere età anagrafiche diverse, parlare addirittura una lingua diversa, avere religioni di appartenenza diverse, ma il vostro percorso spirituale di elevazione vi porta a ricongiungervi nel massimo rispetto reciproco. È una cosa straordinaria, questo è l'amore vero, l'amore che tutti cercano. L'amore che tu meriti, anima infinita, perché se in questo momento della tua vita stai vivendo una relazione tossica, l'Arcangelo Michele ti vuole invitare a chiudere questa relazione, a lasciare andare questa persona. Primo, perché tu avrai la possibilità, appena guarirai il tuo cuore, appena ti allineerai all'amore, appena lascerai andare le ferite del passato, riuscirai ad incontrare un'anima compatibile e perfettamente giusta per te, per questa vita, e darai la possibilità anche all'altra persona di guarire più velocemente e di riallinearsi all'amore più velocemente, in quanto quando le coppie sono sbilanciate non si riesce insieme ad elevarsi a vicenda, in quanto molte persone vivono nella frequenza del bisogno e fungono da vampiri energetici, ma questo ne ho già parlato nell'altro video, ve lo allego qui sopra e potete ascoltare per vedere se state vivendo una situazione analoga. Allora, l'obiettivo delle anime gemelle dal punto di vista e delle fiamme gemelle dal punto di vista energetico e vibrazionale è quello di aiutare il pianeta ad ascendere più velocemente. Come? Attraverso la vostra presenza, ma è molto importante per integrare il sé superiore. Questo è rivolto a tutte le anime possono vibrare nella frequenza della fiamma gemella, in questa nuova energia, in questa nuova fase che la Terra sta vivendo. Noi abbiamo nuove energie, nuove frequenze, quindi voi vi potete connettere con la frequenza della fiamma gemella. La fiamma gemella, per le persone che non hanno la propria controparte incarnata sul piano della Terra, la fiamma gemella si trova in dimensioni superiori della luce. Quindi voi, per scelta, se sentite la chiamata di riconnettervi con la vostra fiamma, se non è incarnata sul piano della Terra, può aiutarvi dalle dimensioni superiori ad innalzare la vostra frequenza, a trascendere l'ego più velocemente e ad allinearvi all'amore per integrare
il sé. Integrare il sé superiore significa integrare la parte più elevata di voi, il vostro sé futuro. Integrarlo nel qui ed ora, questo vi consente di riallinearvi molto più velocemente a quello che è lo scopo divino della vostra anima, a quello che è lo scopo divino della vostra intera esistenza. Molte anime stanno aspettando questo momento da ere. Stavate aspettando di incarnarvi nel piano della Terra per portare il vostro servizio divino finale. È molto importante ascoltare la chiamata dell'anima, uscire dalla paura del giudizio, dalla paura dell'abbandono, dalla paura del rifiuto, da tutte le paure più grandi, perché una volta che uscirete dalla paura sarete un tutt'uno con l'amore e allora potrete integrare il sé superiore e allora potrete risvegliare al 100% i vostri doni spirituali, in quanto un risveglio improvviso in alcuni casi è necessario per accelerare il processo di evoluzione di alcune anime, ma se voi ambite a risvegliare i doni spirituali senza trascendere l'ego, potreste vivere delle esperienze poco piacevoli. La vostra anima non vuole questo. Voi sapete di avere dei doni, voi sapete di avere una missione. Ebbene, chiedete al vostro sé superiore, all'arcangelo Michele, di riconnettervi con l'energia della fiamma gemella. Chi è fiamma gemella a qualche livello lo sa. Lo sa, o perché ha già incontrato la propria fiamma, o perché ha incontrato il catalizzatore, ossia un'anima che apparentemente potrebbe sembrare la vostra fiamma, ma che poi, dopo un susseguirsi di esperienze, vi rendete conto che quell'anima era solo un catalizzatore, era solo un'anima arrivata in quel momento per riconnettervi con la vostra energia della fiamma. Vi rendete conto che la fiamma non è la fiamma quando vi allontanate da essa, quando vi rendete conto che quella persona stava bruciando la vostra energia, vi stava prosciugando, vi ha tolto tanti anni della vostra vita e non c'è mai stata una ricongiunzione, nemmeno attraverso un toccarsi la mano, un stringersi la mano, un abbraccio. Questa persona in qualche modo è attratta da voi per il vostro potere di fiamma, vede risvegliare in sé dei doni molto potenti, ma diciamo li usa male, li usa dal punto di vista egoico. La fiamma gemella non vi farebbe mai del male volontariamente, il catalizzatore sì. Va bene, la fiamma gemella se fa del male a voi, fa del male a se stesso, a se stessa. Il catalizzatore invece da una parte è attratto da voi, dall'altra ha paura di voi per il vostro grande potere di fiamma, ok? Quindi alle volte le maschere vengono portate dai catalizzatori delle fiamme gemelle come vengono portate dalle finte anime gemelle o da quelle anime gemelle che non sono perfette per voi per questa vita, ok? Qualcuno parla di relazioni karmiche. Le relazioni karmiche sono molto diverse da quelle di anima gemella, in quanto tra anima gemelle c'è un grande amore. Con le anime karmiche, cioè con le finte anime gemelle, dove esistono delle relazioni karmiche, dal primo momento sapete che quella persona non è adatta a voi, ok? Lo sapete dentro il vostro cuore, ma per il bisogno di essere amati, per il bisogno di avere qualcuno vicino, alle volte voi entrate in relazioni molto difficili, che poi si rivelano non delle relazioni d'amore puro, per fare esperienza. A qualche livello la vostra anima ve lo concede per fare esperienza, però adesso basta uscire, bisogna uscire dalle relazioni dolorose. Una relazione d'amore, voi lo sentite fin dal primo momento, quindi familiarità, un riconoscimento reciproco, una voglia di stare insieme reciproca, una voglia di crescere insieme, una voglia di creare un futuro insieme. Le anime gemelle molto spesso sono anche destinate a creare una famiglia,
famiglia, insomma, portare l'amore anche da trasmettere ai propri figli, per poter creare, diciamo, per essere esempio d'amore sulla terra anche nella società di tipo tradizionale. Invece le coppie di fiamme gemelle alle volte scelgono anche di non avere figli, perché la loro priorità è quella dell'insegnamento. Ok, è quella di servire, la priorità è quella di servire la luce. Potrebbe capitare di avere dei figli e le coppie di fiamme gemelle che mettono al mondo dei figli, mettono al mondo dei figli molto, molto elevati spiritualmente, cioè sono delle anime che si incarnano nel pianeta da coppie di fiamme gemelle che hanno raggiunto una grande consapevolezza spirituale e quindi si incarnano anime molto elevate. Questo è il futuro della Terra, perché la Terra ha bisogno di novità, ha bisogno di evolvere, non la Terra come pianeta, ma la Terra come società, cioè le persone che popolano la Terra, le anime che popolano la Terra. Abbiamo bisogno di entrare in un nuovo paradigma d'amore. Lo scopo divino delle anime di Fiamma Gemella e di Anima Gemella è quello di creare un nuovo paradigma d'amore, dove esiste solo l'amore vero. E adesso io ti pongo una domanda: se sei in una relazione sbagliata, ma che senso a perdere la tua energia, perdere il tuo tempo, perdere la tua gioia appresso ad una relazione che è karmica, che è sbagliata, che non è giusta, con un'anima che magari sta cercando la persona giusta e tu impedisci lei o impedisci lui di trovare la persona più giusta per loro e viceversa, tu ti stai togliendo la possibilità di incontrare l'amore della tua vita, ok? È importante in primis per riconoscere, per incontrare l'anima gemella o la fiamma gemella. La fiamma gemella è un, per quanto riguarda la fiamma gemella, è un disegno divino. Si può chiedere in preghiera se la mia anima, di fiamma gemella incarnata in questa terra, vorrei incontrarla nel momento giusto. Vi chiedo di chiedere nel momento giusto, perché incontrarla prima del tempo potrebbe essere, diciamo, anche uno shock, va bene, a qualche livello. Per quanto riguarda le anime gemelle, potete chiedere all'Arcangelo Michele, ai vostri angeli, al vostro sé superiore di riconnettervi con la frequenza della fiamma e di incontrare l'anima gemella perfetta per voi, per questa vita, per compiere il servizio divino, per portare amore vero sulla terra, per trasmettere nuovi codici di luce, per integrare il sé superiore. Ok, bene, io spero di esservi stata d'aiuto con questo video. Io vi saluto e ci sentiamo nel nostro prossimo video. Un bacione a tutti, ciao ciao!